Iniziamo con questo video la rassegna delle situazioni di crisi nelle aziende in provincia di Frosinone. La prima è appunto la Carlsberg, che ha occupato sino ad oggi 70 operai, producendo la migliore birra del gruppo Carlsberg in Europa. Salve, io sono un operaio della Carlsberg, mi chiamo Francesco Casaretti. Visto che abbiamo il piacere di poter comunicare attraverso la televisione il nostro problema, sono qui per dirvi che la situazione sta diventando insostenibile. Diventa insostenibile perché la Carlsberg continua a manifestare la sua intenzione, quantomeno abbastanza celata dietro eventi che non si riescono a capire quali sono, l'intenzione di non vendere questo sito. Noi abbiamo questo sospetto, abbiamo questa impressione, perché questo sito è un sito di eccellenza della Carlsberg europea. Noi siamo sempre stati premiati in questo sito a Ceccano come il sito che ha prodotto il prodotto migliore in tutta Europa. Ci sono stati riconoscimenti, ci sono documenti, queste non sono chiacchiere. Noi in Europa abbiamo prodotto la migliore birra che si è prodotta negli stessi stabilimenti Carlsberg in Europa. Detto questo, vorremmo dire che noi oramai la situazione non possiamo più dire che è una situazione regionale, locale, qua il problema sicuramente è nazionale, ma in questa zona la ciociaria sta diventando un problema troppo grosso. Troppi finanziamenti dati in queste zone ad imprenditori che pretendono, dopo aver preso i finanziamenti, di smantellare impianti e crearne anche un lucro. Gli impianti sono stati finanziati che restino qui agli operai. Poi tutto si può discutere. Poi un appello mio personale, i sindacati devo dire che ci stanno dando una grossa mano. Personaggi politici sono venuti qui a darci la loro solidarietà, noi li ringraziamo, ma gli chiediamo con fermezza di portare avanti queste promesse, perché sennò resta sterile pubblicità elettorale. Quindi noi chiediamo che veramente ci diano una mano, perché le situazioni sono gravi. Poi vorremmo semplicemente dire ai sindacati, ci state aiutando tantissimo, fateci rivivere il sogno di una bandiera unica della Triplice, CGIL, CISL e UIL, che combattino con noi, indipendentemente dalle idee e dalle diversità forse ideologiche. Qui si ha bisogno di ritornare ad un'unità sindacale per poter risolvere questi problemi. Grazie.